Ah, un video haul, piccolo video haul di alcune cose che ho preso al Lidl e qualcosa che ho preso in edicola. Allora, incominciamo con quello che ho preso in edicola perché sono curiosissimo ad aprirlo. Ho visto la pubblicità in televisione delle mappe geografiche della storia e c'è un regalo una mappa, questa prima uscita 2,99 euro, anche perché poi le altre uscite verranno sulle 11,99 euro, quindi non ci penso proprio. E quindi niente, sono curioso di aprirlo e dovrebbe essere molto interessante. Andiamo a vedere la mappa, originale antica, che è all'interno riproduzione del planisfero di Tolomeo, Biblioteca Nazionale di Espana, Madrid. Quindi vediamo. E insomma, vorrei prenderla da qualche parte, anche magari per fare uno sfondo per i video, dare più un tono, insomma, il canale un po' più di cultura. Allora, c'è questo Atlante, la cartografia dell'antichità. Insomma, chi può essere interessato, sembra interessante. Fatto così. Figo. La cartografia sotto dominio romano. No, questo sembra molto interessante. Fa 2,99 euro. E adesso andiamo a vedere la cartina. La mappa. Grandi mappe della storia. La storia dell'umanità attraverso la cartografia. Queste dovrebbero essere tutte le uscite previste. Ancora non ho capito dove sarà la mappa. Già mi stavo preoccupato che non trovavo la mappa, prima era una sola, e invece sta in fondo qui, infilata qui. E vi faccio vedere anche che nella prossima uscita, nella seconda uscita, la visione del mondo nel Medioevo cristiano, più mappa mondi di Ebstorff, che verrà 11,99 euro, quindi 12 euro, non ci penso proprio. Questa è la mappa. Carina, e questa me la voglio appendere in camera, mi piace. Molto carina, fatta bene. Sì. Adesso cerchiamo di ripiegarla senza romperla. E dopo me la devo appendere. Allora, mettiamo tutto qui. Insomma, se qualcuno è interessato, si può trovare in edicola. Poi, alcune cose che ho preso al Lidl. Allora, lì ho preso questa scatoletta vintage decorativa che veniva sulle 6 euro se non mi sbaglio. Scatola devo dire che, come l'ho visto, ho detto che è carina, che riproduce un televisore degli anni, insomma, 50, 60, 20x14 per 9 cm. Sulle 6 euro, una scatoletta, io sono amante delle scatole ed è, cioè, veramente fatta bene, dietro così. Questa, insomma, dentro la camera, poi sapendo il posto di poster di New York, insomma, questa televisioncino, questa scatola televisione anni 60, secondo me fa la sua figura, ci sta bene. E niente, mi piaceva, e l'ho preso, ha fatto bene. Io amo le scatole, mi piace conservare le cose nelle scatole. Madonna, l'odore, se lo sentite. Questa è fatta bene, questa adesso devo trovare un posto, dovrei mettere un po' a camera perché è un disastro, non vi faccio vedere perché. Poi su Instagram ho preso dei portachiavi, ho visto una pagina che li pubblicizzava e me li sono voluto prendere, costavano 2 euro l'uno e ne ho presi 3. Allora, il primo dice: non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non so se si vede. E ci hanno messo una settimana, loro lo spediscono dalla Sicilia. Poi, buongiorno un cazzo. E poi, Suca, con i colori del Palermo, azzurro e rosa. Eh sì, azzurro e rosa. Nero e rosa, sono diventato pure daltonico con l'età. Questi li appenderò agli zaini.
2 euro l'uno. E sono fatti bene. Ti li spediscono così, senza l'anellino del portachiavi che poi ce lo devi mettere lì. Poi a Lidl ho preso questi sticker che costavano 40 centesimi l'uno. Allora, ho preso questo con i pesciolini. Ci voglio decorare l'agenda che ho preso l'altra volta. Queste con le emoji. E questo con la frutta. Sono 10 fogli. E poi ho preso questo set. Che questo veniva. Non veniva tanto. Sette cancellerie a 2,49 euro con l'astronauta, perché io l'ho preso una volta dalla Conan, mi pare, la Combi, beh, non mi ricordo. Un set di una gomma con la bandierina americana e l'astronauta, quindi lo metterò qui, questo con l'assuccetto con l'astronauta, quaderno a righe, insomma, stereo lo spazio, e dentro ci sono due matite, un righello e una gomma. Se lo vede mio nipote me lo vorrà fregare, quindi lo dovrò nascondere. La gomma semplice, due matite e un righello. Tutte cose utilissime per me, indispensabili soprattutto. E questo lo vede. Io questo ci devo decorare l'agenda pronta, devo fare una... Non ci voglio fare un video. Poi cosa c'ho più? Poi ho preso dei cinesi, ho preso questa caraffa per la misurare per le quantità, le dosi, perché l'altra volta ho pagato 1,30 euro, l'altra volta per fare, insomma, devo disinfettare, per fare il gelato, per fare il gelato non avevo un dosatore per regolarmi sui millimetri, i litri, e almeno con questo, cioè, posso fare le cose un po' più precise, no? Cioè, secondo me questo è utile dentro la cucina. E niente, l'ho preso, sono passato nel negozio cinese, l'ho preso, così almeno lo sfrutto, perché voglio provare a fare il gelato alla menta. Poi le ultime cosine che venivano, l'ho presa al Lidl ieri, questi deodoranti per l'ambiente che costavano 1,99 euro. Allora, deodorante alla magnolia. No, questa è la versione. Deodorante alla magnolia, 1,99 euro. E vi assicuro che... Ma... C'è una cosa... A me piace moltissimo, molto delicato. 1,99 euro. E sono 300 ml. Questa luce... 300 ml. E poi ho preso... Deodorante al gelsomino 1,49 euro. Questo pure è molto delicato. Buono, questo è proprio solo per la mia stanza. Questo è per la mia stanza. Quindi siamo deodoranti per l'ambiente. Mamma mia, e vabbè. E poi ultima cosa, ho preso questo, visto che, cioè, mo si trovano e non si sa mai che qua non si capisce niente, disinfettante alla mucchina, superfici spray, che questo costava 2,79 euro, quindi neanche tanto. E questo, cioè, mo qua stanno aumentando i casi, secondo me può tornare utile, e devo prenderne un altro, faccio un po' la scorta, ma io ve la consiglio, fate la scorta adesso che si può, che si trova, che qua si sa mai. Niente, questi sono stato il mio breve haul, sono contento per la mappa e per la scatola, e adesso voglio prendere la mappa. E niente, io vi saluto e come si va, ci vediamo al prossimo video. Cioè, mi sembra tipo l'annunciatrice, l'annunciatrice di una volta. E vi saluto e vi auguro una buona visione, e ci vediamo al prossimo programma.